Fred Pew Radio, sono Chiara Nicoletti della 76ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Ho con me Mario Martone, Adriano Pantaleo, Daniela Ioia, attori e regista di Sindaco del Rione Sanità in Concorso. Benvenuti. Grazie, siamo felici di essere qui con voi. Allora, questo film nasce da un progetto del gruppo Nest, quindi già era stato diciamo un po' cambiato la commedia, comunque l'opera di Edoardo, ma volevo capire qual è il vostro rapporto con Edoardo, che fa parte un po', e mi ci metto anch'io visto che sono napoletana, del nostro DNA. La mia sensazione è stata un po' come vedere quando gli attori inglesi recitano Shakespeare. Non so se è questa la sensazione. Sì, è molto giusto il rapporto, perché è chiaro che Edoardo per noi è un drammaturgo così che ci comprende tutti, insomma, no? Proprio esattamente come Shakespeare. E quindi naturalmente, ecco, si può fare Edoardo in tanti modi diversi. A me sembrava molto bella questa possibilità di provare a portare Edoardo nel nostro tempo, quindi diciamo risaltare la contemporaneità della potenza, diciamo, quindi del testo del Sindaco di Rione Sanità, e quindi abbiamo lavorato con fedeltà da un lato e però coraggio dall'altro. Guarda, io il paragone con Shakespeare lo trovo molto molto giusto e azzeccato. Perché per noi, cioè almeno per me come attore, essendo anche poi napoletano, questa volta, per la prima volta, mi è sembrato di leggere un autore, un drammaturgo, insomma, che non fosse Edoardo. Mi spiego, nel senso che noi come napoletani abbiamo sempre Edoardo non soltanto come autore drammaturgo, ma lo conosciamo nella sua forma totale, ovvero anche per quello che era l'attore e il regista. E questo perché, nonostante, insomma, non è un mio contemporaneo, però ci sono dei documenti video che noi da attori, e particolarmente da attori napoletani, abbiamo masticato fin da sempre. Quindi affrontarlo realmente come un drammaturgo universale, per la potenza che è la sua drammaturgia, è qualcosa di complicato, soprattutto per degli attori e per una compagnia napoletana. E devo dire che per la prima volta, grazie insomma al lavoro di analisi che Mario prima col testo, Ippolita insomma con la drammaturgia hanno fatto, noi abbiamo scoperto tantissime cose, ma veramente tantissime cose che sono in questo testo, ma nella drammaturgia di Edoardo in generale, ricche, che l'hanno arricchito, insomma, questa grande figura anche per noi che siamo napoletani e che invece solitamente lo leggiamo sempre pensando inconsciamente a quello che è poi la messa in scena che lui ha fatto. Daniela, mi è piaciuto molto vedere le donne in questa trasposizione ai giorni nostri, perché è una doppia difficoltà, forse una doppia sfida, rappresentare delle dinamiche vecchie ma nuove. Come è stato il vostro lavoro? Sì, allora, il personaggio di Armida è un personaggio che io ho amato da subito, e ho amato soprattutto la versione di Armida che abbiamo dato con l'aiuto di Mario, perché originariamente se si vedono le versioni di Edoardo, le rappresentazioni di Armida, dei personaggi femminili in genere di questa commedia, che sono pochi comunque, sono molto marginali, e il personaggio della moglie è reso anche in chiave comica, c'è Luisa Conte che lo fa in maniera comica, voglio dire. Invece in questa versione abbiamo voluto sottolineare quelle che sono i silenzi fondamentalmente del personaggio, che però nascondono, cioè il raccontare anche con il silenzio quello che c'è dietro, quello che c'è, l'amore profondo di questa donna per il marito, l'appoggiare comunque il marito anche se non sempre, diciamo, condivide le scelte e le cose che lui impone, talvolta impone. Quindi è stato un percorso molto bello e molto impegnativo, e anche una grande responsabilità, perché recitare Edoardo non è cosa semplice, quindi, e poi lui non lasciava nulla al caso, quindi ogni parola che può sembrare banale in realtà non lo è, ha un senso, ha uno specifico significato e va detta con quella intensità e con quel pathos che particolari, quindi è stato veramente molto molto interessante proprio come lavoro. C'è un lavoro nel testo originale e anche nel vostro film. Prima
riflettevo su quanto diceva Francesco Di Leva sull'ironia e l'ambiguità di Antonio Barracano, ma io ci aggiungerei anche un personale senso di giustizia. Questo fa parte dell'ambiguità, nel senso che non è niente bianco e nero. È facile adesso, specialmente in questo momento televisivo e cinematografico attuale, rappresentare anche i nostri cattivi napoletani in una maniera molto più netta. Qui invece è molto più complicato. Le parole di Edoardo, c'è una persona che ha tante sfumature in cui ti puoi anche ritrovare, e per queste sfumature poi fa la fine che fa. Sì, è chiaro che Barracano è un uomo che ha una, certamente ha una sensibilità, un dolore dentro che nasce da quello che racconta, insomma, da quello che gli è successo da ragazzo e che lo ha fatto diventare un assassino. E chiaramente, diciamo, è una figura quindi di cattivo complessa, come lo sono sempre nei grandi testi teatrali da Riccardo III in giù. Perché? Perché naturalmente il bene e il male non sono segnati da confini che possiamo tracciare con una matita, una penna o un coltello o un muro. Il bene e il male sono dentro ciascuno di noi. Quindi sono le condizioni di vario tipo, familiare, sociale, il destino, mille cose che, diciamo, fanno agire l'una o l'altra componente al nostro interno. Un grande drammaturgo questo lo sa e lo racconta, ed è per questo che quando assistiamo, diciamo, alle gesta di personaggi come questi, insomma, veniamo colpiti, perché vediamo la complessità, l'ambiguità, la prismaticità che c'è in loro, e sentiamo come questa è profondamente scavata anche dentro di noi. Avete fatto, sentivo in conferenza stampa, anche un lavoro sul suono delle parole. È partito tutto da Mario. Come avete discusso, appunto, che impostazione dare alla vostra recitazione? Guarda, in realtà sì, è partito da Mario. Abbiamo iniziato a leggere il testo di Edoardo a tavolino, e ad un certo punto ci siamo resi conto, Mario si è reso conto, che anche in noi, nei più giovani, queste parole inevitabilmente risuonavano con un eco di quello che erano appunto i suoni eduardiani. Ad un certo punto Mario è arrivato e ha dato un po' la svolta a questo lavoro, dicendoci che quello lo dovevamo considerare, il testo di Edoardo, come uno stesso spartito che poteva essere suonato come musica classica o come rap, e noi dovevamo fare il rap. Poi dico, non a caso il film e lo spettacolo prima si apre e si chiude con il rap di Ralph P, quindi voglio dire, tutto torna. E quindi noi abbiamo iniziato a masticare queste parole come se fossero le nostre, contemporanee di oggi, e questo ha dato, secondo me, una grandissima concretezza a quelle parole scritte oltre 60 anni fa, ma che sono attualissime, come si può vedere, insomma, dal film. Sì, infatti non è stato per niente difficile, perché il testo è un testo attualissimo, quindi, cioè, lungimirante, proprio come Shakespeare. Molti testi di Shakespeare tratta argomenti attualissimi, quindi il paragone è sempre più azzeccato con l'autore inglese. E non è stato per niente facile, perché è veramente un testo modernissimo, attualissimo e potente. E potente, rimane potente sempre, rimarrà sempre potente. Grazie mille, grazie a te. Grazie a Pantaleno, Daniele Aioia, regista e attore del Sindaco del Rione Sanità, in concorso alla 78ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Io sono Chiara Nicoletti e questo è Fred, da Festival Insider. Ciao.